Desideri rinnovare la tua casa con interventi veloci da fare? In questo video ti fornisco alcuni consigli davvero facili che sicuramente potrai applicare. Non hai più scuse. Ciao e bentornato o bentornata qui. Sono felice di riaverti nel mio canale per condividere con te, anche oggi, nuovi suggerimenti al fine di rendere la tua casa unica e in grado di farti sentire felice al suo interno. Se non lo hai ancora fatto, iscriviti al canale e attiva le notifiche, non te ne pentirai. Ma vuoi sapere come potresti migliorare velocemente la tua casa con alcuni interventi facili? E allora non ti faccio aspettare oltre. Il primo segreto è quello di portare calore e ordine. I colori e i materiali che utilizzi in casa sono degli elementi importantissimi per ricreare un'atmosfera accogliente e piacevole, ma di questo parleremo tra poco. Per ora però concentriamoci sull'ordine. Quando una casa è vissuta, è facile che si riempia di oggetti di uso quotidiano e di ricordi che si accumulano tra le varie stanze. Considera però che troppi oggetti rischiano di portare disordine e il mio consiglio è proprio quello di limitare quelli che lasci in vista, proprio per dar valore alla casa che li contiene e alla sua storia. Usa dei contenitori e togli ciò che non serve. E quando avrai finito, osserva e cerca di capire se ci sono delle zone troppo piene o al contrario decisamente troppo vuote. In questo caso sarà meglio trovare il giusto equilibrio. Ricorda che qualche cuscino, delle lampade, dei fiori e delle candele saranno poi elementi che aiuteranno a ricreare una calda e morbida atmosfera, piacevole da vivere. Il mio consiglio generale quando si vuole scegliere i colori per la propria casa è quello di optare per quelli neutri. Questo non vuol dire scegliere sempre il bianco per le pareti oppure il tortora. E anzi, ti dirò di più, questo colore forse è un po' troppo sopravvalutato, a mio avviso, e talvolta non aiuta a creare la giusta atmosfera, anzi, rischia quasi di appiattire il tutto. Certo, i colori della terra sono perfetti esempi di colori neutri e spaziano dalle tinte più chiare, come il sabbia, ad altre più scure, come greige o terracotta. Ma si può scegliere un colore neutro anche a partire da un verde, un rosso o un blu. Ad esempio, in realtà qualunque colore può essere desaturato e in qualche modo sbiancato e raggiungere delle tonalità più morbide e delicate. A tal proposito ti consiglio di guardare il mio video sui colori neutri, potresti trovarlo davvero interessante. Piccoli inserimenti tessili come tende e cuscini colorati possono rendere più freschi e attuali gli interni, conferendo maggiore interesse e vibrazione nell'aria. Qui il mio consiglio è di scegliere una tra le strade che ti propongo. La prima è quella di optare per colori più decisi, ma con fantasie e texture semplici e pulite. La seconda, al contrario, tinte forti ma meno impattanti e invece dar più spazio alle texture e alle fantasie, che possono essere anche molto diverse. Ma in realtà anche una combo tra queste due proposte è vincente e forse addirittura la migliore. Quindi se devi inserire dei cuscini sul letto o sul divano, ad esempio, mettine qualcuno in tinta unita, giusto per conferire uno o due colori nuovi nella stanza. E poi gioca con le fantasie degli altri cuscini, quelli che metterai davanti, per creare così il giusto movimento. Anche per la scelta dei cuscini nel divano ho fatto un video e ti lascio il link proprio qui sotto. I nuovi arredi e gli accessori che si aggiungono devono essere in armonia con tutto il resto. Come fare perciò per non sbagliare? Devi creare un dialogo tra i materiali, lasciandoti ispirare da quelli già presenti. Ci sono alcune tecniche che tornano utili in questi casi. La più facile è proprio quella della ripetizione, ovvero riprendere elementi simili in diversi punti. Potrebbe essere un materiale, una forma ricorrente o un colore ripetuto su diversi oggetti. Un'altra tecnica è quella dell'aumento graduale. Questa funziona benissimo con i colori quando si accostano tre tonalità simili dello stesso colore, ma un po' più chiare o un po' più scure tra loro. Oppure con le dimensioni, ad esempio tre oggetti decorativi simili, come ad esempio dei vasi, ma con misure differenti. L'ultima tecnica è quella del ponte e consiste nel creare movimento tra le diverse stanze, facendo ritrovare di volta in volta gli stessi elementi.
Anche in questo caso il colore può fare delle magie e potresti ad esempio sceglierne solo uno in particolare, magari proprio il tuo preferito, da riproporre nei vari ambienti. Nel mio ebook Home Design ho svelato questi e altri trucchi dei professionisti molto utili se si vuole progettare la propria casa da soli. E c'è poi un vero e proprio metodo di progettazione per chi vuole fare da sé. Se vuoi saperne di più, vai a visitare il mio sito www.mattiagazzetta.com. Ti lascio il link qui sotto. Questo passaggio è uno dei miei preferiti: individuare gli angoli più belli della propria casa per sfruttarli, facendoli diventare wow. Questa è una strategia infallibile per valorizzare tutta la casa e renderla unica e speciale. Un angolo wow può essere ad esempio una zona panoramica o semplicemente accogliente. L'importante è renderla vivibile, confortevole e accogliente. Ti assicuro che in tutte le case c'è la possibilità di creare almeno uno spazio così, siano esse piccole o grandi, moderne o tradizionali. Dovrai solo essere in grado di trovare prima il luogo ideale e poi di arredarlo secondo le tue necessità e con gusto, per colpire nel segno e regalarti sempre un sorriso. Ti svelo alcuni suggerimenti di luoghi papabili in casa. Anzitutto la zona del caminetto, oppure un sottoscala aperto, una finestra che dà su un bel panorama, oppure una nicchia, o ancora un angolo suggestivo di casa, una grande libreria o, perché no, la vasca da bagno. Ma ti giuro che questi sono solo alcuni luoghi speciali in casa e ce ne sono davvero tanti. Oppure, se non ci sono, si possono sempre creare. Un altro trucco sempre azzeccato è quello di portare dentro la natura. Quindi guarda fuori dalla finestra e osserva ciò che vedi. Se la finestra poi è particolarmente suggestiva, evita di occluderne la vista con delle tende e piuttosto fai in modo che diventi un quadro. In alternativa, puoi portare la vegetazione all'interno, inserendo alcune specie e piante dai colori e dalle forme differenti. Ti do un suggerimento. Due colori che molto probabilmente saranno quasi sempre presenti sono il verde e l'azzurro. Riproponili perciò nelle decorazioni, nei tessuti o, perché no, nelle pareti. Il risultato, ti assicuro, sarà sensazionale, un connubio perfetto tra interno ed esterno. Anche i materiali che porterai dentro casa saranno di aiuto. Il legno, la pietra e in generale i materiali naturali sono decisamente migliori di altri per dar valore alla tua casa, te lo posso assicurare. Ultimo consiglio per evitare gli sprechi e invece dar valore alla storia della propria casa è quello di rimodernare i vecchi mobili, quelli che hai ereditato dai nonni oppure che hai trovato in soffitta. Fidati che a volte invece di buttare e comprare mobili nuovi, recuperare quelli vecchi e dar loro una nuova vita sarà sensazionale oltre che divertente. In fondo un po' di bricolage non ha mai fatto male a nessuno. E questo è un modo per dar valore ad alcuni elementi che nel loro stato attuale non ci soddisfano più, ma a cui siamo ancora legati. Quindi spazio a pitture e smalti colorati, ma sempre opachi, mi raccomando, perché le finiture lucide sono davvero sconsigliate in casa. E spazio anche a tessuti e accessori vintage. Beh, ti confesso che mi è piaciuto molto fare questo video e raccontarti questi modi relativamente facili per portare valore alla propria casa. E in fondo il trucco è farlo con un ingrediente segreto: l'amore che proviamo per lei e che con questi accorgimenti presto ci verrà restituito. Ti ringrazio davvero tanto per aver guardato questo video e spero che lascerai un like e ti iscriverai al canale, perché mi piacerebbe davvero continuare ad aiutarti e rendere speciale la tua casa. E se hai bisogno di una mano in più, non esitare a contattarmi, perché la mia porta per te è sempre aperta. Per ora ti saluto e ti informo che farò una piccola pausa per il mese di agosto, ma non temere, ci rivediamo sempre qui a settembre con dei nuovi video e tantissime nuove idee. A presto, ciao!